Ok, eccoci, ciao a tutti, benvenuti a questo secondo video del ciclo Chiedi a Paleos. Varie mail ci hanno chiesto di parlare delle estensioni G Suite che in qualche modo usiamo o che in qualche modo usiamo in maniera più o meno creativa. Quella che usiamo più spesso è Autocrat, estensione di Google Fogli, quindi da usare con i fogli di calcolo. E per cosa la usiamo? La usiamo per generare in automatico gli attestati, che molti di voi ovviamente ci richiedono, gli attestati finali dei corsi, perché che cosa fa Autocrat? Prende i dati contenuti da un foglio di calcolo, quindi da un foglio Google, e poi li riporta in automatico all'interno di un documento esterno, e chiaramente lo fa per ogni riga del foglio di calcolo. Quindi il documento esterno può essere chiaramente il modello dell'attestato che noi abbiamo creato, o con Google Presentazioni o con Google Documenti, e quindi usiamo questa estensione Autocrat. Vi spiego rapidamente come funziona, poi ne parleremo in maniera più estensiva in un corso breve che stiamo, diciamo, realizzando adesso, tutto dedicato alla realizzazione dei contenuti didattici usando le app di G Suite. Quindi adesso vi dico semplicemente che cosa facciamo, poi il come lo troverete poi in questo corso nei prossimi mesi. Che cosa succede? Quando voi fate un nostro test finale, vi sarete tutti accorti che è un modulo Google. Come saprete, il modulo Google genera automaticamente un foglio Google che raccoglie le anagrafiche, i voti, tutte le informazioni che inserite dentro il modulo. E a quel punto, quando noi vediamo popolarsi il foglio con tutte le persone che completano il test, che superano la sufficienza, noi andiamo a generare in automatico gli attestati. Quindi gli attestati non è che ne facciamo uno a uno, quindi prendendo il modello di base dell'attestato e inserendo nome, cognome, codice fiscale, data, ma glieli facciamo generare in automatico ad Autocrat, che estrae le informazioni dal foglio e lo riporta nel modello dell'attestato. Come fa a fare questo passaggio? Grazie a dei tag, quindi a dei segnali che inseriamo dentro il modello dell'attestato. È abbastanza semplice da usare, vi consiglio comunque di installarlo. È gratuito ed è dentro Google Fogli, Autocrat. Quindi vi invito a commentare il video qui sotto per porre altre domande per i prossimi video di Chiedi a Paleos, e per chi di voi vuole, insomma, vedere materiale già pubblicato da parte di Paleos sulle applicazioni G Suite, vi scrivo qui sotto in descrizione il link da seguire. Come sempre, vi basterà iscrivervi gratuitamente per vedere i video, per vedere i webinar, per vedere i corsi, e poi eventualmente, se avete bisogno della certificazione, acquistate la certificazione. Quindi vi saluto, ci vediamo al prossimo video di Chiedi a Paleos.